non riesce a ritrovare il successo il fano targato Cornacchini, che al ritorno sulla panchina granata contro un Sor sceso al Mancini determinato a portare a casa punti non riesce a schiodare lo 0-0 iniziale. Aggressiva e generosamente all'attacco sin dalle battute iniziali, la formazione di casa dopo un buon primo tempo nella ripresa è però apparsa più appannata in avanti, con i difensori laziali che con attenzione e grinta hanno evitato rischi alla propria porta. Per l'esordio della nuova avventura il tecnico presenta un modulo tattico spiccatamente offensivo, con Calombo e Allegrucci ai fianchi di Tenkorang terminale d'attacco, che sorprende un po' i bianconeri in avvio, anche se la prima occasione dopo il fischio d'inizio di Aurisano di campo basso è per i laziali, che dopo neanche un minuto potrebbero approfittare di un'incomprensione tra Rigioni e il portiere Guerrieri, ma la parabola di Trivelli è troppo morbida e Tomassini può allontanare. L'Alma però non si spaventa e prende in mano le redini del gioco, costringendo gli ospiti sulla difensiva, anche se il Sora non rinuncia a pungere di rimessa. I Granata premono e, superato il quarto d'ora, sfiorano il vantaggio al 17esimo. Sul corner da destra di Gonzales la difesa ospite respinge, Roberti raccoglie e calcia col sinistro, Simoncelli è battuto ma la sfera si stampa sulla base del palo. Il Fano insiste, ma al 22esimo l'occasione per passare capita al Sora. Sulla sinistra Roberti si fa soffiare il pallone da Ippoliti, che mette in mezzo nel batti e ribatte di Giglio, infila il pertugio per superare Guerrieri, ma sulla linea trova Mancini che allontana. Il Fano insiste, il Sora attende, alla mezz'ora è Allegrucci, ben liberata al tiro da un intelligente suggerimento di Gonzales a cercare la soluzione dei 20 metri, palla che si alza non di molto sulla traversa. Due minuti più tardi all'altra parte Girillo impegna Guerrieri con un insidioso calcio di punizione a sinistra indirizzato all'angolo basso sul primo palo, ma il portiere Granata non si fa sorprendere e disinnesca in tuffo. I padroni di casa provano a manovrare, ma è dai calci piazzati di Gonzales che nascono le occasioni più pericolose per la porta bianconera. È al 40esimo, su punizione pennellata dalla tre quarti del centrocampista spagnolo, Rigioni colpisce bene di testa e supera Simoncelli, ma Aurisano, su segnalazione dell'assistente, annulla per un fuorigioco su cui resta qualche dubbio. Nel finale di frazione la partita conserva un ritmo elevato, ma si torna negli spogliatoi senza altre emozioni. Ritorno in campo dopo l'intervallo, non cambia il copione del match con il Fano in avanti ed il Sora che rimane accorto. Cornacchini inserisce presto giocatori con caratteristiche maggiormente offensive per provare a abbattere il solido muro della difesa laziale, che resta compatta e concentrata a non lasciare varchi, e sono gli ospiti ad avere le occasioni migliori del secondo tempo. Al 19esimo Trivelli può approfittare di un'indecisione di Rigioni per mandare dal vertice destro un insidioso cross basso verso l'area piccola, con la difesa Granata che allontana ancora nei pressi della linea di porta. Al 24esimo è Tomassini a commettere un errore in disimpegno che concede un'ottima chance a Gubellini, che però spreca calciando ben oltre la traversa di Guerrieri. La spinta del Fano, pur costante, cala in intensità col passare dei minuti e il Sora controlla, permettendo a Simoncelli di correre pochi pericoli, e la gara scivola verso le battute finali con il Fano tutto proteso in avanti, che corre ancora qualche rischio sulle ripartenze ospiti e regala un ultimo sussulto proprio allo scadere del recupero, quando Tenkorang e Padovani si vedono ribattere le conclusioni in rapida sequenza dalla difesa bianconera, che al triplice fischio finale permette al Sora di rimanere ancora a distanza di sicurezza dalle parti basse della graduatoria, mentre l'Alma non riesce ad abbandonare l'affollata zona calda. È una squadra che cerca di giocare al calcio, la loro, quindi sapevamo questo. Noi abbiamo improntata sull'aggressione feroce in avanti. Quando tu hai tre attaccanti che non sono tre attaccanti, perché no, che non sono tre attaccanti, perché Calombo nasce da quinto, io l'ho allenato da quinto, però mi sembra che abbia fatto molto bene la. E gli altri due con le caratteristiche lo stesso di Calombo, quindi nessuno che era bravo a giocare sul corto, ma tutti ad attaccare lo spazio. Abbiamo provato a fare una partita a intensità alta, quindi quando tu ti alzi così qualcosina rischi, no? Se sbagli un attimo una pressione è chiaro che a volte si va a rischiare, però mi sembra che i ragazzi abbiano dato tutto e sono contento da questo punto di vista qua. Devi lavorare, i miracoli non li fa nessuno, devi, ripeto, crederci. Ma un gruppo sano, un gruppo di ragazzi che hanno voglia di lavorare, quindi nel momento in cui hanno dato tutto, cosa gli vogliamo dire? Io sono per assolutamente ringraziarli, perché abbiamo dato tutto e abbiamo un grande portiere, per fortuna. È stata una bella gara innanzitutto, su un campo non semplice, contro una squadra che onestamente ci ha sorpreso a livello di intensità. Io ho visto tante gare del Fano, perché comunque abbiamo la fortuna di giocare sempre due partite dopo il Fano praticamente, cioè quindi abbiamo la possibilità di studiare gli avversari, l'ho visto tantissime volte all'inizio dell'anno. Ci ha sorpreso sia con il modulo, ma ci ha fatto queste tre punte,
sia con l'intensità, su un campo difficile, abbiamo avuto un po' di difficoltà i primi minuti comunque per l'adattamento al terreno, però poi dico bravi i miei ragazzi perché al secondo tempo siamo usciti meglio noi. Al primo tempo abbiamo sofferto un attimino, percepivo dalla panchina che avremmo potuto forse prendere gol su un calcio piazzato, era l'unica possibilità per prendere gol secondo me, contro attaccanti tosti fisicamente, bravi a proteggere palla, anche se sono stati molto bravi con i raddoppi dei centrocampisti, intanto ho giocato con un play con 2005 che andava a schermare e l'ho fatto molto bene. Ci è mancato un pizzico di qualità nel palleggio, ma non era semplice, vuoi per l'aggressione avversaria, vuoi per il campo, però bene, bravi. Un punto, come dico sempre, questo campionato bisogna muovere quanto più possibile la classifica perché ogni giornata può accadere di tutto.